Sale a 14 il bilancio dei morti per il maltempo in Emilia-Romagna e ci sarebbero ancora dispersi. Gli sfollati sono oltre 10.000 e danni per miliardi di euro. Il governo chiederà di attivare il Fondo di Solidarietà Europeo e il Consiglio dei Ministri dichiarerà lo stato di calamità. I cittadini intanto si rimboccano le maniche per ripulire strade e abitazioni, a darsi da fare soprattutto i giovani. Allerta rossa anche oggi nella regione, arancione in Lombardia, gialla in Abruzzo, Basilicata, Marche, Molise, Piemonte e Toscana. Il maltempo in Emilia ha causato danni per miliardi di euro, situazione non diversa da quella del sisma che devastò l'Emilia nel 2012, sempre nel mese di maggio. Il ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto dice: il governo porrà all'attenzione della Commissione Unione Europea la questione di attivare il Fondo di Solidarietà Europeo. Il fondo non è uno strumento di risposta rapida, ma uno strumento di soccorso post-catastrofe. Aggiunge: gli Stati membri che desiderano ricevere un sostegno devono presentare una domanda alla Commissione entro 12 settimane dalla data del primo danno causato dalla catastrofe. A quel punto lo strumento viene attivato non appena lo Stato membro ha presentato la domanda completa, inclusa una stima di danni e tutte le informazioni necessarie alla Commissione per completare la sua valutazione. Il G7 esorta la Russia a porre fine alla sua aggressione in corso e a ritirare immediatamente, completamente e incondizionatamente le sue truppe e il suo equipaggio militare dall'intero territorio dell'Ucraina. L'aggressione della Russia contro l'Ucraina, si legge in una nota dei leader dei sette grandi riuniti a Hiroshima, costituisce una violazione del diritto internazionale, in particolare della Carta dell'ONU. Una pace giusta non può essere realizzata senza il ritiro completo e incondizionato di truppe e attrezzature militari russe. Condanna inoltre per la retorica nucleare irresponsabile della Russia. Uno scambio di opinioni sui diritti LGBT è avvenuto tra il primo ministro canadese Justin Trudeau e la premier Giorgia Meloni nel corso del bilaterale a Hiroshima prima dell'avvio dei lavori del G7. Secondo i media canadesi presenti alla prima parte del bilaterale, Trudeau si è detto preoccupato da alcune delle posizioni che l'Italia sta assumendo in merito ai diritti LGBT. La premier, si legge nella nota canadese, ha risposto che il suo governo sta seguendo le decisioni dei tribunali e non si sta discostando dalle precedenti amministrazioni. Silvio Berlusconi è stato dimesso in tarda mattinata dall'ospedale San Raffaele di Milano, dove era ricoverato da 45 giorni. Berlusconi ha alzato una mano in segno di saluto, mentre lasciava l'ospedale San Raffaele di Milano dall'ingresso di via Olghettina 60, a bordo della sua auto. Con indosso una camicia bianca e una giacca blu, l'ex premier era seduto nei sedili posteriori accanto alla compagna Marta Fascina, che dal primo giorno di ricovero non è mai stata vista lasciare l'ospedale. Un gruppo di TikToker americani ha fatto causa al Montana contro il bando alla piattaforma, appena firmato dal governatore repubblicano Greg Gianforte, sostenendo che il divieto è incostituzionale e viola il primo emendamento, quello che garantisce la libertà di pensiero, parole e stampa. Si tratta del primo stato USA a prendere una decisione simile. Il divieto di scaricare il social cinese TikTok scatterà a gennaio 2025. Il governatore Gianforte vuole proteggere i suoi cittadini dal Partito Comunista Cinese.